Rieccoci insieme col Bianco e Rosso TV Sport con i nostri ospiti Gigi Brisini, volto noto soprattutto per gli appassionati di basket, e Marco Bonamico, presidente di Lega 2, perché a Bari oggi, perché hanno presentato la Final Four di Coppa Italia 3-4 marzo, lo ricordo, al Palaflorio di Bari con in campo Brindisi, Scafati, Verona e Jesi, immagino con la formula semifinali e finali, insomma, Certo. quindi un appuntamento da non perdere, strepitoso, parliamo di un altissimo livello della pallacanestro. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Ciao. saluto a te e gli ospiti, noi ci vediamo il lunedì. Grazie. Senti, io questo mi ricorda, non so se lo posso dire, cioè la trasmissione che faceva Paolo Pinto Sì. a Telepuglia. Sì. Quindi io partecipai a quella trasmissione e mi chiese, ed era quel periodo che Catuzzi mise i 4, 5, 6 Barisi, Sì. dove si vinceva fuori e si perdeva in casa, quindi il signor Frisino si ricorderà. Quindi io incitai a giocare sempre fuori, così almeno vincevamo sempre. Purtroppo abbiamo due partite in casa adesso, devo dire purtroppo, perché dopo la sosta il Bari gioca col Crotone e con la Crotone Regina a Regina. Bari. Devo dire che sarebbe un'occasione anche per risalire sul carro, senza citare l'obiettivo, però potremmo fare un balzo in classifica, però effettivamente qui è un campionato abbastanza sconcertante, perché quando il Bari gioca fuori casa, a fine partita cominciamo a pensare in positivo, perché vincere 8 partite fuori casa, e ripeto, siamo ancora all'inizio del girone di ritorno, è un segnale comunque di forza, cioè, o no, Gigi? Ma Enzo, ormai è chiaro, le squadre avversarie ci attaccano e vanno in difficoltà perché c'hai i due Previlini, poi i due gol del Bari sono emblematici, due tocchi di prima e hai liberato una volta Vogliamo l'attaccante, sfatare il una volta. luogo comune che il Bari non è proprio una squadra così scarsa, nel senso che i 2 gol segnati dal Bari a Livorno sono 2 gol di qualità, cioè 2 gol Ma di Enzo, è di tecnica qualità molto alta perché per bene o ambire. male. Chi ha iniziato a giocare, mi riferisco agli Stojan, ai Forestieri, adesso stanno dando più continuità alle loro prove, hanno preso l'esperienza giusta, si sono resi conto anche delle potenzialità che hanno e c'è da sperare che continui, anche perché l'ora di Forestieri di sabato scorso è stata incredibile, è stata disarmante, insomma. Partiva, prendeva la palla, tornava indietro, aspetta, e i due esterni si sono sacrificati in una fase difensiva incredibile. C'è un altro amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Ciao Gennaro, ciao, ciao. sono Gennaro Di Vafone per tutti i tifosi del Bari, saluto Gigi, Sì. il dottore. Sì. Mi voglio congratulare con la squadra e con il dottore Angelotti, però con Torrente lo faremo dopo, quando avrà capito come il Bari deve dare una lezione a chi viene in casa al San Nicola. Ti chiedo, Gigi, Perché subito, ti faccio subito una domanda. Secondo te bisogna cambiare qualcosa dal punto di vista tattico in casa? Perché il Bari in casa non è assolutamente efficace? È una questione di mentalità, ma di atmosfera, di... oppure c'è da cambiare qualcosa dal punto di vista... Cioè, la squadra non può giocare esattamente come gioca in no, Enzo, trasferta. la squadra ormai col 4-3-3 ha trovato la sua collocazione perché con due punte non potremo giocare. Il problema è che in casa ci vuole un po' più di cattiveria, un po' più di determinazione, anche perché le squadre che ormai ti conosco vengono qua, si chiudono e giocano in contro. O sei talmente forte come il Sassuolo, come il Pescara, il Verona impone il tuo gioco e vince la partita. Qui chi l'ultima sconfitta in casa, la penultima, è stata con il Modena, che è venuto qui, ha fatto non un catenaccio, ha fatto un doppio catenaccio e ha vinto la partita. Quanto conta il fattore campo invece nella pallacanestro? Conta sicuramente anche perché solamente anche per il campo proprio in se stesso, quindi l'abitudine a tirare determinati canestri, le luci ci sono, essendo uno sport di precisione, conta molto il campo. C'è un punto di riferimento naturalmente. Certo. Allora, abbiamo anche l'intervista a Garofalo, se non sbaglio, ma andiamo a Garofalo, poi vorrei chiudere con la pallacanestro magari e dare qualche riferimento in più agli appassionati e non di basket. Cioè, questi sono eventi che a mio avviso dovrebbero avvicinare anche chi magari non è mai entrato in un palazzetto dello sport per vedere una partita di pallacanestro, oltre ovviamente agli appassionati. Qui sono convinto che si faranno ancora due tutti esauriti, perché insomma c'è anche una squadra che ha un grande pubblico come Brindisi, una tradizione storica. Io a Brindisi francamente ho visto una cosa che non ho mai visto in vita mia, cioè sui marciapiedi, mentre noi magari giochiamo al calcio, loro hanno i canestri e giocano a pallacanestro, perché è una città che vive di Brindisi ha la basket. nostra tradizione e poi Brindisi secondo me ha utilizzato pure la vicinanza con la base di San Vito Normanni dove c'erano
i militari americani, quello ha contribuito anche un po' alla, alla valorizzazione. Dobbiamo prendere un'altra telefonata, chiedo, sì, pronto? Pronto? Eccoci, Enzo? Ciao. Enzo, ciao, sono Luigi. Ciao Luigi. Sono Luigi, ciao. Un saluto a tutti dello studio, un grande ringraziamento ai calciatori per quello che stanno facendo e per le soddisfazioni che ci stanno dando. Ora io mi voglio collegare a quello che ha detto Frittini all'inizio della trasmissione, che allo stadio della Vittoria si sentiva il calore della gente. Io so di non poter cavare il ragno dal buco perché sono solo e non sono nessuno, ma faccio appello a te, che hai fatto tanti referendum per altre circostanze, di creare un referendum per vedere il tifoso varese vuol tornare allo stadio della Vittoria. Lo facciamo, dai, lo facciamo sto referendum. E dai, questo vabbè. Lo dico anche per l'assessore San Nicandro. È inutile spendere tanti e tanti soldi per lo stadio San Nicolo. Cerchiamo di avvicinare la gente. Torniamo a casa, questo vuol dire, torniamo alla nostra casa, insomma, dai, nella casa del calcio barese. Vabbè, c'è un po' un desiderio di passato, di vecchie emozioni. Il stadio San Nicola è uno stadio per me straordinario, però 60.000 posti sono inadeguati per una squadra che, diciamo, in questo momento è a metà classifica in Serie B e spesso è poi molto costoso. Abbiamo mostrato delle immagini di come lo stadio stia cadendo veramente a pezzi. Non dimenticare che Vittoria è un vecchio stadio che risale all'era fascista e che probabilmente ha anche delle fondamenta più solide, paradossalmente. Non dimenticare che io negli ultimi 5 anni l'ho utilizzato con il primo con l'ennesima rifondazione dei Liberty. Io addirittura, chiudo fisso questo, addirittura ho spalato la neve il giorno in cui abbiamo giocato con il Nardò. Ti lascio immaginare da solo. Sentiamo Garofalo cosa ha detto, il suo primo gol con i Bari, molto bello, sentiamo cosa ha detto e poi torniamo in studio. La squadra ci teneva oggi a fare bene, siamo felici di aver risposto sul campo comunque alla sconfitta, secondo me meritata, di contro il Sassuolo. E abbiamo risposto alla grande, questo vuol dire che la squadra c'è, ha voglia di fare, ha voglia di non restare nell'anonimato del campionato, ma abbiamo voglia di fare qualcosa di importante. Anche se dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti, perché comunque sul 2-0 potevamo gestire meglio senza fare accorciare la partita, che comunque sul 2-1 si era riaperta, almeno al primo tempo sul 2-0. Però gli errori ci sta anche il ritorno del Livorno, perché comunque si gioca fuori casa, loro non ci sta nessuno a perdere, ci stava. Però ci siamo difesi alla grande e abbiamo ottenuto questi 3 punti. Fa piacere aver contribuito più che altro alla vittoria della squadra, perché siamo un gruppo unito e niente, sono felicissimo per il gol, lo dedico a mia moglie e ai miei figli e niente, sono doppiamente felice perché il gol ha contribuito anche ai 3 punti. Allora, questo era Garofalo, siamo quasi addirittura d'arrivo. Gigi, so che hai una postilla. Beh, vedendo il fatto che Garofalo è di Torre Annunziata, voglio fare riferimento, siccome si sono lamentati che non abbiamo parlato dell'eccellenza pugliese, c'è da dire che tu parlavi il venerdì della crisi del calcio pugliese, però ci sono delle realtà come il Monopoli, che è in testa alla classifica e vince il campionato, con dei dirigenti come Tatò e D'Alessio, poi c'è il Bisceglie di Canonico che addirittura mercoledì scorso ha vinto a Torre Annunziata con il Savoia, squadra di tradizione, e poi c'è la seconda squadra di Bari che ne dica la gente, il San Paolo, che con la presidenza di Checco De Napoli, di Marco Di Bari, con Vito Sgobbo allenatore, ha inalato 5 vittorie, un pareggio, e sta rimontando, ha rimontato se si chiudesse il campionato oggi sarebbe salvo. Allora, per chiudere con Marco Bonamico, presidente della Lega 2 del Basket, che cosa devi aspettare la gente vedendo questo evento, insomma? Facciamo uno spot, diciamo, di questo evento, ricordo 3-4 marzo al Paraflore, quindi non nel prossimo fine settimana, nell'altro, ma affrettatevi a comprare i biglietti, perché qui ovviamente ci sarà tanta voglia di vedere basket a buon livello. Final Four, Toys and More Cup, tra l'altro Toys and More è uno sponsor qui della città di Bari, e quindi questo ci fa ulteriormente piacere. L'augurio è che il pubblico di Bari, appassionato di basket e non, veda un antipasto di quello che potrà essere lo spettacolo che potrà offrire il CUS Bari in futuro, magari nella nostra Lega. Ci teniamo questo buon auspicio, grazie. Salutiamo il buon amico, è diventato anch'io, ho acquisito un buon amico. Grazie a Marco Buonamico e grazie a voi. A domani col Biancherosso TV Sport, ciao. Got a feeling, ooh, that tonight's gonna